una scelta sofferta. Appunto Andrea dal corso ci ripensa e torna da Teresa. In realtà questa sarebbe la speranza di molti fan che, dopo la delusione di ieri sera, sperano in un ripensamento da parte del corteggiatore. Venerdì sera è andata in onda la prima delle tre puntate serali di Uomini e Donne dedicate alle scelte dei tronisti. A fare da apripista è stata Teresa Langella, che ha deluso i telespettatori scegliendo il veneto Andrea Dal Corso, il quale le ha comunque dato due dittiche. Il corteggiatore, tra l'altro, non ha comunicato il no alla ragazza ma al padre di lei. Insomma, Teresa è piombata nello sconforto. La puntata speciale di ieri sera si è tenuta, dapprima, in un'elegantissima villa di campagna dove Teresa ha portato Antonio Morricone e Andrea Dal Corso per vivere gli ultimi e significativi istanti prima del verdetto finale. Ad assistere alle gesta della tronista più di 3 milioni di telespettatori. Un rifiuto che fa male. Davvero Andrea Dal Corso ci ripensa e torna da Teresa? Questa sarebbe la volontà palesata sui social dei follower, ma in realtà le cose sono andate diversamente. Prima la Langella ha incontrato Giulia De Lellis, madrina della serata e supporter nella scelta dell'abito di Teresa per la speciale occasione. Dopodiché è stato fatto vedere l'arrivo della famiglia della tronista, mentre i due corteggiatori sono stati accompagnati in due distinte ali del castello. La napoletana, a quel punto, si è recata da Antonio e gli ha comunicato che non era lui la sua scelta. Il ragazzo non ha saputo trattenere la rabbia, accusandola di aver simulato in diverse circostanze. Subito dopo Teresa si è recata al party organizzato fin nei minimi dettagli da Valeria Marini. Lì sarebbe dovuto arrivare Andrea, ma, dopo aver atteso invano, Teresa ha capito di essere stata rifiutata. Un rifiuto che continua a far discutere. Andrea nuovo tronista. Forse Andrea Dal Corso ci ripensa e torna da Teresa. Le indiscrezioni sui social sarebbero queste, ma in molti sperano che Maria non offra il trono ad Andrea Dal Corso, che ora è molto odiato dai fan del dating show.